prossima ospite è Tiziana Mele, Managing Director di Lundbeck Italia, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Benvenuta, dottoressa Mele. Vediamo se ci sente. Sì, io vi sento, mi sentite? Molto bene, molto bene. Perfetto, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere lì presente con voi, ma faremo come se. Ecco, il digitale ci aiuta. Faremo come se. Dunque, Lundbeck si impegna da anni per sensibilizzare e rompere il pregiudizio in ambito delle malattie mentali, mettendo al centro della propria strategia le persone e la salute del loro cervello. È da questa mission che nasce il progetto People in Mind. Le chiederemmo anche in questo caso di presentarcelo, di farcelo conoscere. Bene, Lundbeck, come ben diceva, è un'azienda che è da sempre dedicata e focalizzata sulla cura del cervello, e People in Mind nasce per celebrare i nostri primi 25 anni in Italia. Ma da quei primi 25 anni in Italia, che era il 2019, in realtà siamo arrivati alla terza edizione del concorso, che ha l'obiettivo di rappresentare attraverso l'arte che cosa significa avere a mente e nel cuore le persone che soffrono di disturbi mentali, ma non solo le persone che soffrono direttamente, ma anche i caregiver. Prima l'intervento che mi ha preceduto parlava dei famosi caregiver, noi li chiamiamo cura cari, molto spesso dimenticati. Invece con questo concorso di fatto vogliamo dare voce anche a loro, con una rappresentazione artistica. Perché l'arte? Perché l'arte è un linguaggio universale, perché l'arte riesce ad essere facilmente compresa da tutti, quindi è inclusiva per definizione, ma soprattutto perché l'arte consente di, è un processo di fatto di creazione e di ricreazione, ed è per questo che abbiamo voluto sostenere questa terza edizione. E mi lasci dire anche una cosa fondamentale di questo percorso e di questo progetto: raccogliamo le opere, le migliori opere vengono vendute all'asta e i ricavati di fatto vanno a finanziare dei progetti del terzo settore, sempre nell'ambito della salute del cervello. Quindi di fatto People in Mind rappresenta un circolo virtuoso che, con l'arte, mettendo al centro le persone che soffrono di disturbi mentali, ma anche i loro cura cari, i loro caregiver, vuol dare accendere una luce su quello che è la salute mentale, che ahimè ancora oggi nel 2022 facciamo fatica a parlarne, nonostante il Covid sulla salute mentale sia stato molto democratico da questo punto di vista. Accidenti, avete scelto, tra l'altro, mi lasci dire, un tema di salute particolarmente delicato, proprio perché è veramente molto complicato accendere riflettori sulle malattie mentali, perché chi ne soffre spesso non sa di soffrirne. E mentre si accorgono molto chiaramente di questa sofferenza, i cura cari, come dice lei, cioè i familiari, gli amici, le persone intorno. E non è semplice per quelle persone che poi si scoprono essere pazienti di queste, cioè affetti da queste malattie, rendersene conto. Per cui davvero grandissimi complimenti, meritate l'award. Presidente Fatali. Sì, eccomi. Ciao Tiziana, ben trovata, buongiorno. Ciao Giordano, stai? Mi dispiace non essere lì. Non ti preoccupare, è come se ci fossi, tanto siamo qui per lavorare. Una volta c'è presenza fisica, un'altra volta web. Vabbè, però l'impatto di presenza è diverso, tu lo sai, ma che io sono di presenza, non da digitale. Ma recupereremo presto. Allora, ti chiederei anche di raccontare cosa accadrà il 10 ottobre. Vabbè, certo, la salute parte dal cervello, e questo invece questa volta è un premio che insieme a Sea for Life Lundbeck Italia lancia per riconoscere lo straordinario effort ancora una volta delle aziende, perché stamattina dopo l'intervento del dottor De Cicco giustamente lei accennava l'importanza e come le aziende stanno, l'impegno delle aziende, e in quest'ambito noi vogliamo il 10 di ottobre, che è la giornata mondiale per la salute mentale, riconoscere lo straordinario effort che le aziende hanno fatto, anche se, sia prima del Covid, ma soprattutto diciamo che è stato il Covid a dare una grande spinta nel mettere al centro il benessere delle proprie persone, benessere sia fisico ma soprattutto benessere a 360 gradi, quindi anche della sfera che appartiene poi alla salute mentale. Lo dicevo prima, il Covid è stato democratico per quanto riguarda la salute mentale, ha colpito i più piccoli, ricordiamoci la didattica a distanza, ha colpito le persone in piena attività lavorativa, perché di fatto abbiamo fatto non smart ma home working, ha colpito i più anziani,
anziani, perché di fatto sono state le fasce, la fascia di popolazione più debole. Con la salute parte del cervello, insieme a Giordano Fatali, insieme a CEO for Life, vogliamo appunto riconoscere lo straordinario effort che le aziende hanno fatto. Perché lo vogliamo fare? Perché noi crediamo fortemente nella partnership, crediamo fortemente che solo insieme l'UNBEC da sola non può fare, non può mettere al centro la salute mentale, ma se tutti insieme andiamo e lottiamo per un obiettivo comune, di sicuro quell'obiettivo lo raggiungiamo. E questo un po' è lo spirito della salute parte dal cervello. Quindi segnatevi in calendar il 10 di ottobre, saremo in Lusi in presenza, e soprattutto Giordano, invito tutti coloro che ci stanno seguendo, le aziende sottomettere le loro esperienze, perché ognuno può imparare dall'altro. Esatto. E questa diventerà una straordinaria opportunità per fare veramente sharing delle nostre esperienze. E quindi sì, grazie Tiziana. Quindi il 10 ottobre ci saranno i CEO for Life, l'UNBEC Awards. È un verticale su questa tematica, e un po' come abbiamo fatto con ECI negli Emirates, no? CEO for Life, ECI, Emirates and Global Awards. Quindi sono dei verticali, invito tutti a riflettere se nel proprio ambito di intervento magari può essere interessante lanciare degli awards ad hoc. Anche qui, come ha detto bene Tiziana, il nostro obiettivo non è il premio di per sé stesso, per carità, non è la passerella, ma incentivare tutti coloro che stanno facendo dei progetti per la vita, in questo caso di prevenzione sulla salute mentale. Quindi se ciascuno di noi va a incentivare tutte le azioni positive a favore della vita nella propria attività quotidiana, con i progetti e anche magari con un award dedicato, beh, a questo punto stiamo lavorando tutti insieme ancora di più sulla cultura della vita, ognuno sul suo ambito. Quindi vi invito anche a riflettere su diverse tipologie di awards verticali focalizzati su un certo tema. Quindi 10 ottobre partiamo la premiazione. Grazie, sì, Tiziana, sì, rimani, sì, con il sorriso perché sei nella foto. Eccoci qua.